Buonasera a tutti e benvenuti presso il nuovo Cinema Paradiso di Melendugno. Siamo qui a conclusione della marcia di protesta contro la realizzazione del gasdotto TAP, che ci ha visto partecipare numerosi e soprattutto appassionati, e che ci ha visto giungere nei pressi della Masseria del Capitano, che è diventato il luogo simbolo di questa nostra battaglia. Siamo qui adesso per continuare questa manifestazione, continuarla con un incontro pubblico, un incontro divulgativo, aperto a ognuno dei presenti in sala, che ha come tema in particolare i rischi per la popolazione. Abbiamo voluto dare questo taglio all'incontro di oggi per stimolare chi è ancora alla finestra a guardare, chi è ancora lì ad aspettare gli eventi e non ha capito che invece c'è bisogno di un ruolo attivo e partecipe di tutti. La manifestazione di oggi nasce come iniziativa dei volontari della LILT di Melendugno e di Vernole, rappresentata qui dall'avvocato Valentina Quarta, a cui però si sono uniti tutte le delegazioni, le oltre 30 delegazioni della LILT presenti sul territorio provinciale, ed è stata organizzata insieme agli amici del comitato NoDAP e della neocostituita associazione Terra Mia, amici del NoTAP. A loro va un grosso applauso, soprattutto ai ragazzi del comitato, che si sono caricati sulle spalle il peso di questa battaglia ormai da tanto tempo e hanno dato un contributo in termini di continuità e di qualità degli interventi, un contributo eccezionale. Quindi grazie a loro per il loro impegno. Insieme, perché solo insieme si conducono questo tipo di battaglie, abbiamo deciso di creare un evento importante in un momento che è molto significativo nella lunga e complessa battaglia contro la realizzazione di quest'opera. Dobbiamo fare in modo che resti alta l'attenzione sulla problematica. Dopo i clamori che hanno avuto le varie manifestazioni, in particolare quella dei sindaci a Roma, del gesto estremo del dottore Serravezza e degli altri amici che hanno condotto lo sciopero della fame e della sete, non dobbiamo permettere adesso che cali l'attenzione, perché la strada da percorrere è ancora tanta e insieme la dobbiamo condurre con forza. Il silenzio appunto non deve calare su questa problematica. La LILT, per quanto concerne la realizzazione del gasdotto, ha assunto un impegno ormai storico sul fronte della prevenzione primaria e della conseguente lotta ai fattori di nocività diffusi nel territorio salentino, che sono all'origine di quella drammatica impennata di nuovi casi della malattia, la cosiddetta incidenza, che aumenta spaventosamente nonostante le cure diventino sempre più mirate ed efficaci. L'impegno della LILT risale al 2013 e si basa su evidenze scientifiche, soprattutto sul fatto che la realizzazione di quest'opera comporterebbe un grave dissesto ambientale in un territorio fragile e fortemente antropizzato, nonché sul fatto che l'impianto in fase di depressurizzazione e di manutenzione comporta delle emissioni in atmosfera che andranno ad aggravare la precaria situazione del Salento, situazione che è stata certificata negli ultimi tempi da istituzioni e da organi che sono sicuramente super partes, e parlo dell'ARPA, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In quest'ottica però questa manifestazione si inserisce in una serie di eventi che ha avuto l'inizio ieri proprio qui su questo palco, dove c'è stata un'autorità importante, il giudice Imposimato, il giudice Ferdinando Imposimato è presidente onorario della Suprema Corte Costituzionale, e ieri ha fatto un intervento forte, deciso, senza giri di parole. Lui ha lanciato un messaggio molto forte, ve lo leggo testualmente: non consideratevi dei fuorilegge, quella d'essere incostituzionale è l'opera, non la vostra battaglia.
Combattere per amore di questo territorio non è solo un diritto, è un dovere. Bene, queste parole danno una cornice di legalità e costituzionalità alla lotta che stiamo conducendo. Nessuno si deve permettere di dire che siamo dei violenti, che stiamo facendo qualcosa di illegale. Nessuno si deve permettere di dire che siamo un pugno di persone che lottano contro un'opera già fatta. Dobbiamo fare queste iniziative, dobbiamo condurre la nostra battaglia per noi e per i nostri figli. Nei prossimi giorni ci saranno altre due iniziative molto importanti. Il 1° giugno, proprio qui a Menendugno, in Piazza Pertini, alle ore 20, ci sarà un incontro pubblico che ha il titolo Malaffare, dittature e grandi opere. Ed è relativo all'inchiesta pubblicata il mese scorso sull'Espresso. Ci sarà personalmente il giornalista Paolo Biondani. Quindi è un evento importante e saremo tutti lì ad ascoltare questo giornalista. Il 3 giugno invece alle ore 15 nel piazzale antistante la stazione di Lecce ci sarà una manifestazione contro quelle che sono le opere imposte al nostro territorio per consentire profitti a lobby e multinazionali, per rivendicare in pratica un modello di sviluppo diverso per il nostro territorio. Quindi, come vedete, il periodo è ricco di appuntamenti. Torniamo però all'evento di oggi. Siamo qui per ascoltare due interventi. Il primo è quello dell'ingegnere Alessandro Manuelli, del Comitato NOTAP. Alessandro è un professionista molto affermato, è un ingegnere che ha studiato molto il progetto di TAP e ha acquisito nel corso degli anni una competenza e una conoscenza della problematica molto forte. Ha partecipato con noi, con i rappresentanti delle associazioni, alla commissione intercomunale che è nata nel 2013 e da allora il suo impegno è stato costante. Oggi gli abbiamo chiesto di fare un intervento molto semplice, molto diretto su quelli che sono i rischi per la popolazione. Seguirà poi l'intervento del nostro dottore Serravezza, che sicuramente non ha bisogno di presentazioni. Responsabile scientifico della LILT e che sta conducendo con noi questa battaglia e ha dato ultimamente veramente uno scossone a quello che ormai era una lotta che si era leggermente appiattita. Quindi io non voglio rubare altro tempo, ascoltiamo questi due interventi. Al termine degli interventi naturalmente lasciamo parola a tutti presenti in sala per eventuali domande e approfondimenti. Grazie. Buonasera, dunque, premesso che tutte le criticità di TAP sarebbero 31 slide e quasi 2 ore di intervento, ho fatto un estratto proprio per rimanere più in tema per la serata e cercare di concentrarci praticamente sugli aspetti più sanitari e di rischi per la popolazione. Quindi ho intenzione di fare una piccola disanima su quelle che sono, qual è veramente la strategicità dell'opera, a fronte di questa strategicità cosa poi la popolazione in realtà va a rischiare, sia in due punti, sia per il PRT sia il microtunnel, che sono due punti abbastanza critici. Questi sono i dati estratti da fonti del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Unione Petrolifera, in cui si vedono che dai 4 gasdotti in attività e 3 rigassificatori già in attività,
abbiamo una capacità di importazione di 137 miliardi di metri cubi l'anno. Abbiamo una produzione nazionale di circa 7 miliardi di metri cubi l'anno, che portano a circa 144 miliardi di metri cubi l'anno. I nostri consumi si attestano intorno ai 70 scarsi miliardi di metri cubi l'anno. Quindi noi già adesso abbiamo una capacità di gas che è il doppio di quello che abbiamo bisogno. Quindi la questione rigassificare Cerano, rigassificare l'Ilva, in realtà è una questione politica, perché noi non oggi, non domani, ma già ieri o l'altro ieri potevamo rigassificare tranquillamente senza avere nessun problema di approvvigionamento di gas, perché noi abbiamo gas per due Italie. Quindi il fatto che non si sia fatto finora è una decisione politica, quindi non è detto che in futuro verrà fatto. E comunque, se anche lo volessimo fare in futuro, come vedete non abbiamo nessun problema a farlo senza ulteriori opere che impatteranno sulle nostre tasche e sul nostro territorio. Diversificazione delle fonti. Allora, l'anno scorso, verso luglio, esce un rapporto fatto dall'Oxford Institute for Energy Studies che dice praticamente che Shah Deniz non ha abbastanza gas per questo gasdotto. Questo è appunto, per chi volesse scaricarselo, si trova tranquillamente su internet, è pubblico, e ci sono tutti i dati riguardo al fatto che il corridoio sud probabilmente avrà difficoltà a entrare in funzione col gas a zero. Cosa è successo allora? Ad agosto si sono incontrati russi, azeri e iraniani, perché l'Azerbaigian si è assicurata di poter comprare idrocarburi dagli altri due. Quindi non c'è nessuna diversificazione dall'approvvigionamento delle fonti, anzi dovremo pagare questi idrocarburi di più perché ci sarà un passaggio maggiore, perché di certo gli azeri questo passaggio di gas non lo faranno in maniera gratuita. Qui addirittura un altro articolo che conferma quanto abbiamo già detto. PRT, Pressure Reducing Terminal o Pipeline Receiving Terminal, a seconda di quelle che sono le definizioni. È un'area di 12 ettari che verrà cementificata, quindi già si parla abbondantemente di criticità di eccesso di cementificazione del territorio, quindi abbiamo altri 12 ettari che se ne vanno, come abbiamo visto, praticamente inutilmente. È composta da diversi edifici con altezze variabili da 5,5 a 10 metri, verrà fatta una riduzione di pressione da 80 a 75 bar, ci sarà una caldaia elettrica per riscaldare il gas, perché il gas nell'essere depressurizzato si raffredda, non può entrare nella rete SNAM a una temperatura inferiore ai 3 gradi, quindi c'è una caldaia elettrica da 2 megawatt e due caldaie a gas da 3,5 megawatt ciascuno che bruceranno parte del gas. E questo è appunto uno degli elementi di criticità dell'intera opera. Dopodiché, come si vede, c'è la misura fiscale del gas e si vede anche la parte SNAM che è questa gialla verso destra. Dopodiché, vabbè, ci sono vari, un deposito di gasolio, questo è importante poi per definire anche la questione Seveso, e vari altri sistemi per far funzionare il tutto. Quello che abbiamo visto è il nuovo layout della centrale. In realtà tutti i calcoli che sono stati fatti finora è sul vecchio modello, che non comprendeva la parte SNAM. Quindi io, quello che adesso dirò, sarà principalmente calcolato sul vecchio modello.
Sul nuovo purtroppo non abbiamo nessun dato, a parte questa immagine, la prima immagine che abbiamo visto abbastanza sbiadita, che ho trovato per caso su una documentazione che non c'entrava niente. Applicazione della legge Seveso. Il PRT è costituito da diverse unità tecniche, con il centro di controllo che controllerà tutto il gasdotto da Melendugno fino ai confini con la Turchia. Risulta essere un impianto REMI per definizione, per cui non è equiparabile a una stazione intermedia di pompaggio come ha fatto il Ministero degli Interni. È stata una forzatura della legge, non rientra quindi sotto il decreto ministeriale del 14/4/2008 come invece l'hanno fatto rientrare, ricade invece sotto la legge Seveso, perché anche per i 10 miliardi di metri cubi che loro hanno calcolato sono comunque 48,6 tonnellate, ma a cui vanno aggiunte le 13 tonnellate di gasolio che anch'essa è una sostanza Seveso. Quindi raggiungiamo le 50 tonnellate, andrebbe applicata la Seveso, ma questo per 10 miliardi, siccome è espandibile a 20 raddoppiate il tutto. Il non aver applicato la Seveso e il non aver studiato approfonditamente tutto il funzionamento del PRT ha portato a sottostimare l'importanza dei due sfiati freddi. I due sfiati freddi sono praticamente quelle due cerchi che vedete verso il basso. Lì ci sono due camini che servono a far uscire il gas per depressurizzare totalmente o parzialmente tutto il PRT. Cioè, se devono fare una manutenzione o c'è un'emergenza, devono depressurizzare tutto o una parte del PRT, fanno uscire il gas da quei due camini che sono al centro di quei due cerchi in basso. Cosa succede? Che dai dati dei due camini che vedete in questa tabella, il gas esce a 25 bar con una temperatura che può andare da meno 90 a più 65. In queste condizioni il gas, tanto per incominciare, se esce allo stato gassoso non va verso l'alto, ma soprattutto in condizioni di atmosfera stabile scende verso il basso. Non si disperde facilmente. Immaginate, non so se avete presente, quelle situazioni un po' invernali di sera quando c'è quell'atmosfera un po' pesante e vedete i fumi del camino che non vanno verso l'alto ma tendono un po' a rimanere orizzontali. Ecco, questa è la situazione che si crea. Questo si chiama nubi di vapore non confinato ed è l'evento più catastrofico che si può verificare per chi tratta idrocarburi o solventi. Gli esperti di sicurezza, appunto, oltre a definire questo l'evento più catastrofico che si può verificare, dicono che per il 90% dei casi si ha per errore umano. Noi qui, in questo progetto, ce l'abbiamo proprio come operazione di routine. Quindi loro di routine prevedono di creare un pericolo, un evento catastrofico. Quello che si vede tra l'altro da questi dati è che può uscire anche a meno 85-87 gradi. A quella temperatura il gas naturale è liquido, perché ha un punto di ha un punto triplo, quindi un punto di liquefazione a meno 82,5 gradi. Quindi si può avere che può anche uscire gassoso, poi man mano che depressurizza si raffredda ulteriormente e possiamo anche avere una nebbia di gas naturale. Queste nuvole camminano finché non trovano un innesco e lo trovano al 99,9% dei casi e scoppiano. Quanto camminano queste nuvole dipende dalla quantità di gas. Nel peggiore dei casi possono camminare anche 5 km. Qui vediamo la posizione del PRT rispetto ai quattro comuni principali che stanno intorno, quindi Melendugno, Vernole,
Castri e Calimera. Come vedete, stanno tutti a meno di 4 chilometri, almeno le prime case. Il che significa che una nube di circa 40 tonnellate di gas sicuramente potrà investire uno dei quattro comuni finché non trova un innesco, il che potrebbe succedere anche all'interno del comune. L'innesco può essere qualsiasi cosa, una sigaretta accesa, un frigorifero, un campanello che suona, un cellulare. Ci vuole pochissimo per innescarle. Se fa una scintilla, sì. O se è sufficientemente caldo, sì. Infatti, può essere un'automobile, qualsiasi, anche uno che è lì sotto una pianta che è andato a raccogliere funghi e si sta fumando una sigaretta. Viaggiano a livello del suolo. Come ho detto prima, come si vede dall'immagine sopra, praticamente il gas non va verso l'alto, è più pesante dell'aria, una densità maggiore, quindi tende a scendere e viaggiare tra il livello del suolo e i 10 metri d'altezza. Ci sono poi quindi due possibilità. Lo scenario più catastrofico e lo scenario meno catastrofico. Il tutto dipende dalla quantità di gas che viene immessa dalle torce fredde. Lo scenario meno catastrofico è che devono fare manutenzione, fanno uscire una tonnellata, due di gas. Questo ovviamente non va verso l'alto, scende verso il basso, viaggia alcune centinaia di metri finché non trova un innesco, può anche essere all'interno del PRT, scoppia. Scoppia è un pericolo per chi ci lavora dentro. Se scoppia, ad esempio, dentro al centro di controllo, perché magari scatta un relè, eccetera, sicuramente abbatte completamente il centro di controllo e si perde il controllo di tutto il gasdotto, da Melendugno alla Turchia. Calma, calma, non ho finito. Questo invece è lo scenario più catastrofico. PRT in emergenza deve depressurizzare completamente tutto lo stabilimento. Abbiamo circa 40 tonnellate di gas che vengono immesse. Il potere calorifico inferiore per il gas naturale sono circa 50.000 kJ al chilogrammo. Per 40 tonnellate fanno circa 2 milioni di kJ. Rapportato a una tonnellata di tritolo, cioè il corrispondente del chilotone, che è un'unità di misura anche per le bombe atomiche, un chilotone sono 4.000 joule, quindi abbiamo un'potenza esplosiva per i 10 miliardi di metri cubi di mezzo chilotone. Per i 20 miliardi sfioriamo il chilotone. Tenete conto che la bomba di Hiroshima, cioè Little Boy, erano 15 chilotoni. Quindi abbiamo una potenza di circa un quindicesimo di una bomba atomica. E questo può succedere all'interno del PRT o, se la nube viaggia, all'interno dei paesi. Questo per quanto riguarda il PRT. Poi, oltre a questi scenari, abbiamo anche il problema delle emissioni, perché le due caldaie comunque emettono. Si può disquisire se è tanto o se è poco. In ogni caso ci sono ossidi d'azoto, c'è PM10, ci sono ossidi di zolfo, ci sono altri idrocarburi incombusti che vanno ad aggiungersi, seppure qualcuno può anche dire in minima quantità, ma su una situazione già satura. Se il vaso è pieno, anche una goccia lo fa traboccare. Quindi, a fronte dell'utilità dell'opera, della strategicità dell'opera che abbiamo visto prima, noi comunque paghiamo prezzi solo in termini sanitari, poi non parliamo di eventuali eventualità che il gas non venga venduto e che lo Stato debba rimborsargli i soldi perché non vendono il gas, ma già in termini di sicurezza e sanitari ci sono parecchi problemi. Microtunnel, cos'è il microtunnel? È un tunnel del diametro di 3 metri fatto di conci di cemento con una spessore di parete di 30 centimetri,
L'ultima versione prevede una lunghezza di progetto di 1540, comunque insufficiente ancora per soddisfare le prescrizioni. Avrà una profondità massima che è sotto più o meno la statale che passa lungo la costa di 18 metri, un pozzo di spinta di cui le dimensioni potete vedere, con varie interferenze. Uno dei più grossi problemi è che il tipo, ci sono diversi tipi di microtunnel, il tipo che loro hanno scelto normalmente non può perforare più di 800-1000 metri, loro ne devono fare circa il doppio. Però c'è un problema. Loro attualmente hanno ricevuto l'ottemperanza della prescrizione A3, senza assolutamente tenere conto che dai carotaggi che hanno effettuato quest'opera, questo tunnel di cemento, poggia su niente, su sabbia e acqua. Quindi noi abbiamo un tunnel di 3 metri, un pozzo di spinta che è praticamente una vasca impermeabile, un tubo di 90 centimetri d'acciaio in cui passano oltre 1 milione di metri cubi l'ora, 2 milioni nel caso dei 20 miliardi, che poggia su sabbia e acqua. Se siamo fortunati sta fermo, ma se non lo siamo o galleggia o affonda, il che significa che tutta la struttura non è stabile e quindi anche il tubo non è detto che rimarrà integro in caso di movimenti del terreno. Tra l'altro abbiamo le due faglie acquifere, quella più superficiale e quella più profonda, che passano proprio dentro l'opera, quindi abbiamo dell'acqua quindi che bene o male scorre intorno a dei manufatti rigidi e della sabbia tutto intorno, rischia che comunque scavi intorno ai manufatti e vada a minare tutta la stabilità dell'opera. Quello che non hanno ben stimato anche nel dare il NOF è il fatto che comunque se ci fosse un buco nel tubo dentro al tunnel, questo tunnel è pieno d'acqua di mare. Se c'è un buco, praticamente il gas nell'uscire fuori passa da 10 gradi a meno 32, meno 40 gradi centigradi. L'acqua di mare a quella temperatura ghiaccia, bravi, e quindi dove sfoga questo gas? Ci abbiamo un cammino di sfogo dove c'era, abbiamo visto prima, il pozzo di spinta, e l'altro sfogo è a mare, nell'uscita a mare. Se questo gas esce a metà strada o sotto la spiaggia di San Basilio, c'è il rischio che l'acqua ghiacci. Abbiamo una valvola di intercettazione in Italia, una valvola di intercettazione in Albania e 110 km di gasdotto pieno di gas a 145 bar che va tutto a sfogare dentro al microtunnel e rischia di rimanere lì. Se per caso dovesse crearsi un innesco in quel punto, Fasiello, ti raccogliamo col cucchiaino a Brindisi. Beh, l'ingegnere Elia, sinceramente, visto i suoi trascorsi, è meglio. Mi riferisco a quello che è successo a Viareggio col carro. Quindi direi che io vi ho svegliati abbastanza. Grazie all'ingegnere Manuelli per il suo intervento, molto puntuale, preciso, tecnico sì, però nello stesso tempo diretto ed efficace. Permettetemi di sottolineare che questo è il tipo di informazione che tutte le anime della battaglia del movimento contro la DAP sta facendo. Un'informazione libera, corretta, indipendente, fatta sì da tecnici, da persone competenti, ma nello stesso tempo fatta da volontari, cioè da persone che non hanno nessun altro scopo se non quello di difendere il nostro territorio. E soprattutto di far comprendere la reale portata dei rischi di quest'opera, a differenza di quello che fa TAP,
che affida i suoi messaggi ai cosiddetti esperti della comunicazione, che vengono pagati profumatamente e che in ogni discorso mettono quelle paroline magiche, microtunnel. Quante volte abbiamo sentito questa parola? Microtunnel non è micro, è un'opera mostruosa, è un qualcosa che ha un impatto veramente forte sul territorio. Va bene, adesso lasciamo la parola al dottore Serravezza per il suo intervento e poi alla fine possiamo fare le nostre domande. Grazie. Grazie Carmelo, buonasera a tutti voi e grazie ad Alessandro, anch'io che pensavo di sapere tutto devo aggiornarmi e imparare ancora, questo dell'esplosione è nuova infatti, e cose già avvenute pure, in Belgio quanti anni fa? 20 morti, no, ce n'è un altro ancora, c'è più casistica. Io quella che ricordo, quella del Belgio, addirittura a quello che potrebbe succedere qui. Ma dobbiamo dirle naturalmente argomentando bene, tecnicamente, se no ci diranno che facciamo allarmismo, no? Io ne so qualcosa, per tanti anni sui temi della sanità, anche quando abbiamo cercato di impedire iniziative altrettanto mostruose, mi piace ricordare quella delle biomasse, 16 centrali che dovevano sorgere nel Salento, e anche allora la LILT si fece scudo alle popolazioni, di che cosa? Dei dati, i dati scientifici, che erano rigorosissimi, però il ritardo delle istituzioni dava spazio a quelle aziende allora di mettere in dubbio quei dati, perché quei dati li dava soltanto, quei numeri li dava soltanto la LILT, non erano avvallati dagli organi istituzionali pugliesi. Per cui denunce in procura, a me, più di una, per procurato allarme. E abbiamo dovuto aspettare poi, 4 anni, 5 anni fa, il governo Monti, il ministro Clini a Taranto, quando per abbonire i tarantini, osò dire, state calmi e buoni, perché non è Taranto la provincia con la più alta mortalità per cancro in Puglia. Questo primato spetta ad altri, e naturalmente tutti si guardarono e i media naturalmente andarono a caccia di noi leccesi, perché noi questa cosa la dicevamo da 20 anni, la documentavamo da 20 anni, e senza che si procedesse ad uno studio naturalmente mirato per dare risposte perché questo dunque accadeva. Questa è stata la storia di questi anni, per cui sui dati scientifici, no? È tutto opinabile e spesso, e li si utilizza a seconda delle convenienze, li si mette in dubbio quando danno fastidio. E lì si utilizza, come è accaduto pure di recentissimo rispetto all'epidemiologia dei tumori, quando servono per altri fini, no? Tant'è che io, quando è successa questa cosa di Clini a Taranto, dissi, dovrei essere contento che finalmente dopo 20 anni sento ammettere quanto noi conosciamo e diciamo da tanto tempo, ma vedere strumentalizzato e usato quello che per noi è il Vangelo, va bene, solo per abbonire i tarantini, questo mi dà tanta rabbia, va bene, mi fa ribellare a questo, ecco. E queste cose si dunque ripetono, ecco. Anche ora, polemiche tra regione e governo, i dati scientifici vengono usati, vengono blanditi quando devono essere blanditi, e vengono poi nascosti quando si tratta di tenere tutti.
Ecco, noi a questi giochi non ci stiamo, non ci siamo mai stati. Il rigore deve essere rigore, perché vuol dire rispetto delle persone. E questo, e su queste, voglio dire, su questa materia non c'è spazio per le furbate, per le strumentalizzazioni. Qui partiamo sempre e comunque da un dato che deve essere incontestabile, è stato per 30 anni la nostra forza e continuerà ad essere questo. E siamo stati i primi in Europa a pensare ad una struttura scientifica che abbia il compito di monitorare lo stato di salute dell'ambiente e delle popolazioni, partendo dall'assioma che noi predicavamo 30 anni fa e che ora, solo ora, è diventato legge della regione Puglia, cioè quello che ambiente e salute sono due facce della stessa medaglia, punto. Per anni abbiamo detto nessuno si ammala per castigo di Dio, anche il cancro, rispetto alla quale malattia c'è una sorta di fatalismo, no? doveva accadere il cazzo. Se uno si ammala c'è sempre una o più ragioni che hanno portato quell'organismo ad ammalarsi. Avviene per gli animali, avviene per le piante e avviene per l'uomo. Questa è una regola che si impara a scuola elementare, per Dio. È chiaro? E chi nega questo è un irresponsabile, prima che cretino. Questo è, e noi dobbiamo riportare lo stato dei ragionamenti, degli approcci alla elementarietà, perché le cose, quando sono reali, vere, sacre, sono semplici e si comprendono subito. Quando le si vuole complicare, allora arrivano i professori dell'università di non so dove, eccetera, eccetera. Quando basterebbe il buonsenso di un contadino, dico io, a indicare subito il problema e come affrontarlo e risolverlo. E noi, in tutti questi anni, proprio partendo dal fatto che nessuno si ammala per castigo di Dio o per un destino crudele, e vedendo come il fenomeno dello stato di salute di un territorio evolve negli anni, nel tempo, è chiaro che siamo nella condizione di chiederci, davanti a evidenze grandi quanto una montagna, rispetto, ripeto, ai dati, e siamo nella condizione di chiederci perché questo sta avvenendo. E non ci vogliono le grandi menti, non ci vogliono i grandi studi per dare risposta. Perché quello che stiamo vivendo noi qua è già avvenuto 20, 30 e 40 anni fa altrove. Nel bene e nel male, nel sud del mondo, tutto avviene, rispetto alla parte nord, con un 20, 30 anni di ritardo. Nel bene e nel male questo. E qualche volta noi, se fossimo poco poco furbi, dico io da sempre, potremmo affrontare le questioni semplicemente andando a spiare in casa d'altri, a vedere quello che loro hanno già affrontato, magari hanno già pagato in termini di salute, come è avvenuto rispetto al cancro negli anni 60 e 70 nel nord industriale e sviluppato del mondo. Quanto è avvenuto lì di drammatico, oggi accade nella parte sud del mondo. Per cui regioni tipo Africa, Nord Africa particolarmente, il Sud Italia, che avevano goduto di un gap virtuoso rispetto a quelle altre zone, in termini di, per esempio, morti per cancro, in 20 anni noi l'abbiamo quasi bruciato del tutto.
i dati che abbiamo appena pubblicato come l'ILT, 2014, sono i dati del 2014, per la prima volta il Salento, Lecce, Lecce provincia, si omologa ai dati del nord. Avevamo appena 20 anni fa un gap virtuoso del 25-30%, si moriva qui da noi per cancro il 25-30% in meno rispetto al nord. E queste cose ormai l'Organizzazione Mondiale della Sanità ce lo dice, perché è già avvenuto, è già stato studiato altrove, non avvengono a caso. Il più grande epidemiologo, quello che si occupa di capire le cause delle malattie e perché queste si diffondono di più in una zona rispetto a un'altra, il più grande epidemiologo della scuola di Oxford inglese, Sir Geoffrey Rose, che è morto 8-10 anni fa, era il faro per l'Organizzazione Mondiale della Sanità per quanto riguarda proprio lo stato di salute della terra, direi. Va bene? Lui era solito dire: vedete, la salvaguardia della salute delle popolazioni non dipende da quello che si decide giornalmente nelle stanze del Ministero della Salute. Cioè i medici non c'entrano un cazzo per la salute della gente. I medici c'entrano perché si è già ammalato. La salvaguardia della salute delle popolazioni dipende da quello che giornalmente si decide nelle stanze del Ministero dell'Agricoltura, dell'Industria, dell'Ambiente, dell'Economia. Sono i modelli di sviluppo socio-economico di un territorio che determinano lo stato di salute di quel territorio. Porca puttana, questo è una cosa assodata. Capite? Quindi al di là della singola emissione o altro, io devo saper dire, ed è questo il ruolo che noi ci vogliamo presto essere in grado di svolgere, se quel tipo di impianto che quell'imprenditore va a proporre a quel sindaco, quel territorio lo posso sostenere o no, caro Marco? Io vorrei tanto, prima di andarmene, poter mandare a tutti i sindaci della provincia, di ogni comune, il primo certificato dello stato di salute di quel territorio, sia in termini ambientali e sia in termini epidemiologici. E allora ti sfido e sfiderò tutti i sindaci allora nel prendere le decisioni, lo devi tenere sul tavolo e chiunque ti faccia fila tutte le mattine devi rapportarlo lì. Questo non vuol dire no a tutti, assolutamente no, assolutamente no, assolutamente no. La Germania, il tubo della TAP, lo ha accolto nel nord del Baltico, ma andate a vedere, io me lo sono guardato bene su Google, che territorio è. È un gas che serve, perché la Germania, a loro sì, perché tutte le centrali nucleari ormai le deve chiudere tutte. Quest'anno la Germania chiude l'ultima centrale a carbone, è decarbonizzata del tutto. Non come noi qui, che ci trattano da africani, per Dio. Con tutto quello che stiamo dando, da anni in termini di salute. Perché quello che abbiamo tollerato noi non l'avrebbero tollerato in nessun'altra parte del mondo, con i morti con cui paghiamo il prezzo di quei mostri che ci hanno impiantato e poi ci hanno abbandonati in maniera criminosa, perché a sentire i tecnici, ho scoperto che c'è un ordine degli ingegneri della siderurgia europea, ci siamo rivolti una volta
per studiare la cosa di Taranto. Quelli ci scrissero proprio un'accozzaglia di ferruggine, cioè quel tipo di impianto, cioè che non era neanche ferraglia, ecco, non si poteva mettere in sicurezza, perché è come se su una Bianchina o una 500 di primo coso tu vuoi mettere le tecnologie per renderlo sostenibile o qualcosa, ora. Quindi stiamo parlando di follia quando i politici si inventano paroloni e cercano di far circolare soldi per le bonifiche e via, no? Noi abbiamo quei mostri che paghiamo in termini di vite umane drammatiche, perché lo pagano a Taranto, lo pagano a Brindisi, ma sappiatelo, perché ormai lo hanno detto anche la Regione Puglia, finalmente, 4 mesi fa, il grande report con Emiliano all'Università di Lecce, per cui si prese atto dei dati per cui noi avevamo subito le denunce per tanti anni, per procurato allarme, d'accordo? Qui c'è una situazione a Lecce significativamente maggiore, più drammatica rispetto che a Brindisi e a Taranto. Questo noi ce ne accorgemmo nel 1994, quando mettemmo in dubbio la nostra capacità di fare quegli studi scientifici, perché venne fuori un dato a sorpresa. Avevamo messo Lecce come controaltare di Brindisi e Taranto, perché noi dovevamo rappresentare il paradiso, mentre di là c'erano gli inferni, va bene, per la chimica di Brindisi e per la siderurgia di Taranto, e i dati dicevano l'opposto, ma non di poco. Rispetto ai 2.100 morti per cancro attesi, ce n'è 450 in più rispetto alla Iesa. Sono dati mostruosi questi, rispetto ai quali risposte non ce n'è oggi, ufficiali. Se le ricerchiamo, le risposte vengono, e come? Perché basta andare a vedere i dati INES delle emissioni industriali in Puglia, per Dio, peccato che non ce l'ho, vi farei rabbrividire, dove c'è regione con le colonne. La diossina, allora vedete la Puglia tutta rossa, 90% di tutta la diossina sta nel Salento, di tutta la diossina italiana, attenti, dunque italiana, viene prodotta nel Salento, così per gli IPA, così per tutti gli ossidi di azoto, di zolfo, idrocarburi, eccetera, eccetera, tutti i veleni possibili ed immaginabili, abbiamo il record di qua. Va bene? E la fonte maggiore, naturalmente, di tutto questo sono quei due mostri. Per cui addirittura, sembra ironica la cosa, ogni 4 mesi la Comunità Europea fa arrivare alla Puglia, che poi se lo palleggia con il governo di Roma, la multa, perché noi sforiamo tutti i limiti di Kyoto sulle emissioni, va bene? Per cui sono centinaia di migliaia di euro che dobbiamo pagare, e quell'energia a noi non serve, tant'è che gliela dobbiamo dare pulita però a loro, agli altri. Cosa che si vorrebbe continuare a fare. Ora, questi sono i problemi, vedete come... Il problema anche nel nostro interno, quando io ho avuto qualche problema, ve lo confesso, perché è giusto, su questi temi la Lilt di Lecce ci ha lavorato da anni e anni e anni, qui siamo diventati un punto di riferimento anche per il resto d'Italia rispetto a queste questioni. E però nel momento in cui sono scoppiati i fatti di questi ultimi tempi e che conoscete di questi ultimi giorni, problemi sono sorti anche nell'ambito dell'organizzazione nostra, voglio dire, perché la Lilt a Roma è un ente pubblico che fa capo al Ministero della Salute,
va bene? E quindi il governo rispetto a questo tema della TAP, sappiamo tutti la posizione che finora ha avuto, voglio dire, e che continua ad avere, per cui una costola della Lilt un pochino diciamo, andava per i fatti propri, va bene? E questo non è facile, è solo la grande credibilità che abbiamo saputo acquisire in tutti questi anni ci ha permesso di essere rispettati ed ascoltati anche nel nostro interno, voglio dire, rispetto all'organizzazione centrale, va bene? Che non è facile, perché i poteri forti arrivano ovunque, voglio dire, e quando c'è uno piccolino lì che sta dando fastidio, è chiaro che tutti vanno al capo dei capi, dove dire: ma per cortesia, vedi che puoi fare lì, no? Perché quello sta andando un pochino oltre. Queste cose sono umane, avvengono, ma io dico, non c'è da fare guerre su tutto questo, perché ormai le sensibilità delle persone sono cresciute rispetto a questi temi. Questi aspetti non devono più essere solo appannaggio di avanguardia, va bene? Ma è la gente tutta che si deve muovere. La gente che si allarma giustamente e si preoccupa quando la vicina di casa o il familiare si ritrova dalla sera alla mattina con un problema. Ma la gente deve cominciare a chiedersi, io questo lo dico ai miei malati da sempre, perché mi sono ammalata? E lo devi chiedere anche ai medici, se hanno qualche risposta, e qualche volta c'è intorno. Anzi, secondo la più grande oncologa ambientale, Devra Davis di Pittsburgh, dell'Università di Pittsburgh, lei dice: c'è sempre, sempre una risposta rispetto alle cause, bisogna solo saperle cercare. Lei è una grande, ha scritto libri così, di tutte le persone che ha perso nella vita, ora c'ha l'età mia, 66 anni, 67 anni, spero un giorno di riuscire a farla venire di qua, lei ha ricostruito la storia di vita e di lavoro di ogni persona a lei cara, e che poi si è ritrovata con la malattia oppure persa, marito, il direttore di istituto, eccetera, eccetera, per ognuno è risalito alle cause che stavano lì. Nessuno le sapeva ricercare, e quel riconoscimento di quelle cause serve, quel tipo di ricerca serve per salvare altre vite umane. Perché si può intervenire direttamente sulle cause, non aspettare che la gente si ammali per poi offrirgli la chemioterapia o altro. Va bene? Questo è. Naturalmente dire queste cose non vuol dire che il dottore Seravezza, come qualche coglione mi ha messo in bocca, va bene, ha detto che il gasdotto provoca il cancro. Ma chi l'ha detto questo? Ma chi l'ha detto? Sarei un cretino. Non mi risulta che sia stato fatto un unico studio al mondo che abbia messo in correlazione un gasdotto con i morti per cancro. Anzi, se mai sia, dovessero farlo, noi saremmo il primo esempio di studio, ma il risultato di studio lo avremmo tra 20 anni, quando andremo a contare i morti. Capite? È chiaro che io pongo la questione su tutto quello che ho detto prima. La questione ambientale, perché l'uno, salute e ambiente, l'abbiamo fatto dire all'epidemiologo inglese, lo diciamo noi. Finalmente la Regione Puglia ha istituito le agenzie a Brindisi, a Taranto e a Lecce, agenzie che si chiamano Ambiente e Salute nei dipartimenti di prevenzione delle ASL. Oggi esiste le agenzie fatte dal governo Vendola e finanziate con personale suo,
ambiente e salute, quindi nessuno mette più in discussione questa cosa. Quindi è chiaro che io, quando dimostro che qualunque cosa impatta sul mio ambiente, è chiaro che tutto questo vuol dire che l'OMS dice il degrado ambientale e sociale pure, va bene? L'OMS dice questo e si correla con lo stato di salute delle popolazioni che quel territorio abitano, punto. Allora, il nostro ambiente, un'opera di questo genere, migliora? È sostenibile? In che condizioni stiamo? Abbiamo appena detto che addirittura ci multano perché siamo troppo inquinati. Ci multano. Capite? È follia. E poi dopo questo diventa un progetto strategico della Comunità Europea, addirittura. La stessa Comunità Europea, cioè che ci multa perché siamo troppo inquinati, poi dopo ci manda questo regalo. Beh, qualunque contadino, non una classe politica che ci siamo ritrovati in questi anni assolutamente impropria, inadeguata, diciamolo così. A me negli ultimi tempi viene fuori un'espressione, chiudo e finisco, un'espressione: ridateci Andreotti. Ridateci Andreotti, porca puttana. Lo dice uno che negli anni 68-70 per me rappresentava Balzebù. Andreotti, pensate quindi per me quanto costa dire Giovanni, che ti ho visto prima, ridateci Andreotti, porca puttana, principianti da tre soldi. Io prima lo volevo dire a qualcheduno dei carabinieri che stavamo lì alla masseria del capitano, era uno in borghese con cui parlava Alfredo, che sghignazzava quando mi ha dato un fastidio terribile, perché io a questo dico: ma voi sapete che noi siamo stati, dopo il no al nucleare, noi, va bene, siamo stati i primi che abbiamo pensato al gasdotto, l'abbiamo creati noi i gasdotti negli anni 60, è chiaro? E ne teniamo due che stanno chiusi, porca puttana, stanno chiusi, sia quello di Gela sia che quello di Mazara. Altro che costruirne altri, altro a dire che tu giustamente dicevi, no? Come voglio dire, portiamolo così possiamo metanizzare Cerano e l'Ilva. Ma che cavolo dite? Addirittura abbiamo dovuto chiudere lì perché non c'è domanda. Li teniamo già fatti e siamo stati i primi al mondo. Perché avendo fatto la scelta del non nucleare, ci siamo subito dovuti decidere come approvvigionarsi di energia, e l'alternativa fu quella. Ecco perché ridateci Andreotti, dico Andreotti per dire politici di un certo, che avevano i limiti che avevano, non so, però almeno la saggezza e la l'oculatezza pure, va bene, e il senso di responsabilità li ha portati spesso a fare scelte giuste, magari incomprese in quel periodo. Però questo è. Allora chiudo, il discorso è molto molto semplice. Noi abbiamo già dato, il Salento sta dando oltre ogni limite che nessun altro popolo al mondo avrebbe sopportato. La rivoluzione l'avremmo già dovuta fare per quei mostri, va bene, l'avremmo già dovuta fare. Non ci vengono, abbiano il coraggio, il buon senso, va bene, o il pudore, forse è meglio dire, di non andare oltre, di non chiederci oltre.
noi non possiamo dare più niente, assolutamente nulla. Chiediamo invece, ripeto, proprio perché grazie a questa vicenda le sensibilità dei salentini sono cresciute, e io sogno una cosa, mi vengono i sogni dal Salento, sarebbe grandioso se veramente come primi al mondo noi figli dei greci e dei latini lo possiamo fare, va bene? Primi al mondo i salentini, perché quest'opera, se si deve fare o non si deve fare, non dipende dalla TAP, è inutile che ci accritiamo con la TAP, porca puttana, dipende da noi dipende, è inutile che andiamo non me la devo prendere con Calenda, ma chi cavolo è, lo sappiamo già, quindi che cazzo c'entra, dipende da noi. Dipende dal fatto che noi oggi, che pure eravamo tanti, ma non eravamo abbastanza, per Dio. Questo è. Il lavoro è questo. E dobbiamo coinvolgere tutti, dall'operaio all'intellettuale, al borghesuccio, al borghesone, che si gira dall'altra parte. Il problema... A questa signora, dicevo prima con qualcuno, io gli vorrei parlare col cuore e dire: guarda che anch'io ho sbagliato in vita mia tante volte, vorrei tanto tornare indietro, ho fatto errori di valutazione, ma quando mi sono accorto che ho sbagliato, io ho cercato di rimediare subito, ho cercato di recuperare il tempo perduto, addirittura divento un avanguardista quando mi convinco che ho sbagliato nella prima valutazione. Quindi non abbiate sensi di colpa o di fastidio a ricredervi. È bello, no? Grazie al dottore Saravezza per il suo intervento, come sempre appassionato. Permettetemi di manifestare la mia gioia nel vederlo così combattivo finalmente, dopo il periodo difficile che ha passato, per dare voce a quella che è la nostra battaglia. È bello sentire i suoi porca puttana ancora una volta, sempre al nostro fianco. Ok, ora direi di dare la parola a qualcuno che insomma volesse fare qualche domanda. Ok. Dunque, quante volte non lo dichiarano ufficialmente? È prevedibile i PIG vengano usati, cioè i PIG sono degli strumenti che vengono inviati dentro la conduttura da un punto all'altro per controllare l'integrità della conduttura. Quando arrivano al punto di ricevimento bisogna depressurizzare quella parte di gasdotto e tirar fuori il PIG, perché sennò non si può aprire per tirarlo fuori. Questa operazione dovrebbe essere fatta circa due volte l'anno. Altre operazioni di manutenzione potrebbero essere previste, per cui potrebbero esserci delle appunto depressurizzazioni nelle varie parti dell'impianto parziali, e loro prevedono comunque un'immissione di gas naturale nell'atmosfera di 10 tonnellate l'anno, per cui se fanno immissioni, operazioni da una tonnellata all'anno sono 10 operazioni e così via. Però se c'è un evento straordinario, manutenzione straordinaria eccetera, le operazioni potrebbero essere di più. Ogni volta che azionano uno sfiato a freddo andrebbe evacuato tutto il PRT. Per la popolazione non è detto che ci sia pericolo, perché potrebbe essere solo una tonnellata o due. Per i lavoratori sì. Cioè, il prevedere sfiati a freddo in questo tipo di impianto è
non è consentito. O hanno un polmone di espansione o devono trovare un altro sistema per depressurizzare. Non possono utilizzare sfiati a freddo perché, e questo già lo sospettavo da tempo, ho avuto la conferma perché mi sono confrontato con i massimi esperti di combustione a livello mondiale, ed è per questo che ho tirato fuori questa questione solo adesso, per avere la certezza. Questo tipo di impianto non può prevedere sfiati a freddo, perché uno sfiato a freddo sicuramente, o molto probabilmente, porta alla formazione di queste nubi non confinate, che 99,9% dei casi trovano l'innesco e scoppiano. Quindi è pericoloso per chi ci lavora dentro, oltre che per le popolazioni che stanno fuori. Buonasera a tutti. Professore Serafezza, mi sembra che sta facendo un buon lavoro, però devo dire che qui in Salento lei è arrivato troppo tardi, perché io, povero ignorante, da più di 20 anni, perché sono un socialista, da più di 20 anni che predico nella mia sezione che noi ci assorbiamo tutta la diossina della centrale nucleare di Lecce e di Brindisi, e da tanti anni che dico pure che dobbiamo stare attenti ai carciofi che noi mangiamo, che sono di sotto Brindisi, perché Lecce, oltre l'anidride carbonica di Taranto delle ciminiere, ci abbiamo anche quella di Brindisi, poi si è aggiunta lì del sidere. Io che sono stato al Galateo, non so se hai conosciuto il professore Mellica, noi a Brindisi mandavamo gli ammalati per fare la chemioterapia, che allora si chiamava elettroterapia. Li mandavamo con i loro piedi, all'indomani li dovevamo accompagnare con la carrozzella. Ed erano tutti tumorali che nessuno sapeva da che parte venissero. Però penso che non è che non sapevano, è perché non volevano né sapere né sentire. E allora noi avremmo dovuto fare queste manifestazioni già 30 anni fa, da quando è stata fatta lì del sidere e da quando è stata fatta la centrale elettrica a carbone, perché noi ci assorbiamo le malattie grazie a loro, e poi magari abbiamo rifiutato con tante battaglie le centrali nucleari che le ha parlato. Penso che farebbero meno male di queste porcherie che ci hanno addossate. Ora spero che in questa circostanza possiamo risolvere qualcosa. Se la risolviamo, grazie a lei e grazie alla gente che partecipa. Grazie. Una piccola nota, mentre dicevi quelle cose così belle, mi sono ricordato di un fatto, perché mi sembra Cerano c'ha 25 anni. Io qualche anno fa, era l'epoca delle biomasse proprio, l'onorevole Giacinto Urso, sempre molto accorto, sempre manda lettere, messaggi, eccetera, eccetera, su quello che avviene, lui è molto presente anche su questa vicenda, per cui mi conforta molto, molto spesso di pareri, giudizi, eccetera, mi mandò una cassetta su Cerano. Questo la dico a proposito di chi ci vuole convincere che un tubicino che sta ieri assunto ci faccia cose. Bene, Cerano, su quella cassetta che era la cassetta fatta dall'Enel e che naturalmente passava su tutti i media, girava in tutti gli ambiti pubblici, eccetera. Bene, a vederla, quella cassetta, sembrava che noi stessimo andando, Brindisi e tutto Salento, stessimo andando su Marte. Su Marte, era il non plus ultra della tecnologia,
il massimo al mondo, i primi al mondo eravamo, va bene, eccetera eccetera. Una centrale che poteva andare con 3 combustibili, la prima costruita, gas, diesel e carbone, poi ci siamo fermati al carbone, no? E via. Questo era, questo è l'approccio, voglio dire, no? Ecco, ormai l'esperienza di tanti anni e la storia, voglio dire, di queste vicende ce la dicono tutta, voglio dire, ecco, che spesso, quasi sempre, anzi, le cose non stanno proprio come chi propone un certo intervento, la si racconta solo in maniera parziale, diciamola così, la verità, le conseguenze poi vengono dopo, per cui laddove emergano già alla prima valutazione criticità, perché o sono state sottaciute una serie di aspetti che andavano rilevati, ciò che dice l'ARPA. L'ARPA nel 2014 il suo parere fu negativo, va bene? E naturalmente elencò tutta una serie di problematiche sia rispetto alle emissioni.